Ciao a tutti! Con il video di oggi voglio fare un brevissimo ripasso sulla differenza tra procura e mandato con rappresentanza. Ovviamente non un ripasso classico di quello teorico, non starò qui a dirvi tutti quanti gli aspetti dottrinali, giurisprudenziali della procura e del mandato. Niente di tutto questo. Come al solito voglio fare un brevissimo video, ma di carattere pratico. Non so se anche per voi sia così, ma io sostanzialmente finché non ho visto per la prima volta con i miei occhi una procura, anzi tante procure e tanti contratti di mandato, ho sempre fatto fatica a capire in concreto quale fosse la differenza tra questi due atti giuridici. Quello che voglio fare quindi è, una volta per tutte, dare un insieme di esempi pratici che vi aiuteranno a ricordare in maniera indelebile appunto, qual è la procura e quali sono le sue caratteristiche, e invece che cos'è il mandato e quali sono le sue caratteristiche. Ora, per iniziare, come al solito, sapete che sono una fanatica delle definizioni, la prima cosa da fare è quindi quella di dare una definizione di procura. La procura è l'atto unilaterale mediante il quale un soggetto, che chiamiamo rappresentato, conferisce ad un altro soggetto, che chiamiamo rappresentante o procuratore, il potere di rappresentanza, ovvero il potere di agire in nome e per conto del rappresentato. Detta così, ovviamente è una mera definizione. Andiamo quindi a vedere qualche esempio pratico di procura. Ve ne ho presi tre. Il primo è l'esempio più classico, ovviamente sempre oscurati i nomi per questioni di privacy, è la cosiddetta procura ad litem. La procura ad litem, come sapete, è l'atto unilaterale con cui il cliente conferisce al suo avvocato appunto il potere di assisterlo e difenderlo nel corso del giudizio. Qui, come potete leggere, c'è scritto il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della società, in quanto appunto il giudizio riguardava questa società, con il presente atto delego a rappresentarmi e difendermi con le più ampie facoltà di legge l'avvocato tal dei tali. Con questo atto, quindi, il cliente ha conferito una procura, quindi ha conferito dei poteri di agire in nome per conto, di se stesso, un avvocato. Un altro esempio di procura, totalmente diverso da quello che abbiamo visto, è quello che, questo è un esempio pratico, può essere conferito dal consiglio di amministrazione di una società in favore di un direttore generale della stessa. Questo è l'atto, nella fattispecie vedete, verbale della riunione del consiglio di amministrazione del, cos'era, 2 febbraio 2016. In questo caso la mia società è una società con un consiglio di amministrazione la quale aveva esigenza di consentire al direttore generale, quindi a uno dei principali dipendenti della società, di avere il potere di compiere tutta una serie di atti. Quindi con questo atto si legge che l'anno 2016, il giorno 2 del mese di febbraio, la società, presso la sede della società, si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Il primo ordine del giorno è quello relativo alla attribuzione di una procura speciale in favore di Tizio. Tizio è il direttore generale, al quale con questo atto sono stati conferiti tra gli altri il potere di rappresentanza, quindi il potere di stare in giudizio se la società fosse citata in giudizio. Avevamo il potere di stipulare tutta una serie di contratti, potere di supervisione e controllo sull'attività amministrativa, in questo caso per esempio il potere di fare delle transazioni, il potere di gestire i rapporti con le banche, il potere di gestire i rapporti con l'erario ed infine tutta una serie di attività relative alla gestione delle risorse umane, ovvero il nostro direttore generale potrà assumere nuove personale dipendente, potrà licenziare il personale dipendente, pagare gli stipendi, cambiare le mansioni dei dipendenti. E così via. Quindi vedete, questo è un altro tipo di procura molto ampia in cui una società conferisce determinati poteri al direttore generale. Se il direttore generale non avesse questa procura, è evidente che non potrebbe stipulare dei contratti in nome per conto della società, cioè non potrebbe con la propria firma impegnare in alcun modo la società.
Un altro esempio di procura è totalmente diverso ancora ed è questa che vedete anche, non si chiama propriamente procura ma si chiama delega. Delega, se vogliamo, è il nome improprio di procura. L'ho chiamata delega perché questo è un atto che ho scritto io, una procura di fatto che io ho conferito a una mia collega di studio perché si recasse in biblioteca, biblioteca universitaria, per rinnovare il mio nome e per mio conto la tessera della biblioteca e perché poi prendesse in prestito un certo libro. Allora vedete che in questo caso io, vabbè, l'ho chiamata delega perché nel lessico comune è molto più facile essere comprese anche da chi non è un addetto ai lavori utilizzando il termine delega, ma più propriamente anche questa è una vera e propria procura. Anche in questo caso io ho scritto con la presente la sottoscritta Silvia Zanon, delega l'avvocato tal dei tali a rinnovare in proprio nome per proprio conto la tessera della biblioteca dell'Università di Padova, eccetera, eccetera, e a prendere in prestito i seguenti libri. Senza questo tipo di atto, la mia collega non avrebbe potuto andare all'università, rinnovarmi la tessera e prendermi in prestito il libro che mi serviva. Ecco quindi tre tipi di procure. Procure che abbiamo visto, che cosa sono? La procura, la definiamo di nuovo, è l'atto unilaterale mediante il quale un soggetto, che chiamiamo rappresentato, conferisce ad un altro soggetto, che chiamiamo rappresentante o procuratore, il potere di rappresentanza, ovvero il potere di agire in nome e per conto del rappresentato. La procura dunque non riguarda i rapporti interni tra il rappresentante e il rappresentato. La procura ha come obiettivo, di nuovo sempre perché sono una fanatica dei simbolini, dicevo, ha come obiettivo quello di rendere noto ai terzi che un determinato soggetto è dotato dei poteri di esplicare un'attività giuridicamente rilevante. Tornando ai nostri esempi, vuol dire che è dotato l'avvocato del potere di stare in giudizio e compiere una serie di atti processuali e anche extraprocessuali. La mia collega è dotata del potere di rinnovarmi la tessera della biblioteca e portarmi a casa il mio libro, quello che volevo chiedere in prestito. Il direttore generale della mia società è dotato del potere di compiere tutta una serie di stipulare contratti, di stare in giudizio per la società, abbiamo visto cosa avevo detto anche sì, di gestire il personale, quindi assumere, licenziare e via dicendo, tutto quello che è scritto in questa procura speciale che vi ho mostrato. Tutte queste procure, come abbiamo detto, riguardano l'aspetto esterno del rapporto tra rappresentante e rappresentato, al che uno si domanda, ma il rapporto interno, cioè quello che è la relazione tra rappresentante e rappresentato, come è disciplinato? Sostanzialmente uno dovrebbe domandarsi perché un soggetto dovrebbe compiere dell'attività giuridicamente rilevante per un altro soggetto? Chi glielo fa fare? Come mai? In virtù di quale titolo? Il titolo può essere il più vario. In particolar modo potrebbe essere un semplice rapporto di amicizia, una cortesia, potrebbe farlo a titolo gratuito oppure potrebbe farlo a titolo oneroso, quindi potrebbe farlo in virtù di un contratto. Il contratto potrebbe essere un contratto di lavoro dipendente, potrebbe essere una prestazione d'opera, potrebbe essere un contratto di mandato oppure potrebbe trattarsi anche di un contratto di agenzia. Tutti questi contratti, quindi, o comunque anche il semplice rapporto di cortesia, vanno invece a dirci come è regolato il rapporto tra rappresentante e rappresentato. In questo contesto, cioè in relazione al rapporto interno, viene in rilievo il mandato. Il contratto di mandato, quindi, per differenziarlo dalla procura, altro non è che una delle modalità con cui può essere disciplinato il rapporto tra il rappresentante e il rappresentato. La disciplina del contratto di mandato la troviamo agli articoli 1703 e successivi del Codice Civile. Non voglio stare qui a soffermarmi appunto sulla teoria del contratto di mandato, che potete tranquillamente vedervela. L'unica precisazione che voglio fare è che chiaramente il mandato, essendo quel contratto con la quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici
per conto dell'altra parte, se si tratterà di un mandato con rappresentanza, cioè un mandato in cui il mandatario agisce oltre che per conto anche in nome del mandante, chiaramente oltre al contratto di mandato dovrà esserci anche il conferimento di una procura. Per fare l'esempio, torniamo alla nostra procura ad litem, un esempio molto classico. Come abbiamo detto, la procura ad litem era appunto l'atto con la quale il cliente incaricava e quindi attribuiva il potere all'avvocato di agire in giudizio per suo conto ed in suo nome. Però come è governato il rapporto tra il cliente e l'avvocato? È governato da un contratto di mandato. Questo contratto di mandato ne ho anche qui uno, per esempio questo si può scaricare tranquillamente nel sito del Consiglio Nazionale Forense, troverete questa scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale, che appunto è una modalità con cui è un contratto che appunto disciplina quel rapporto interno tra rappresentante e rappresentato. Volendo andare a fare una riflessione ulteriore, per quanto riguarda gli altri rapporti interni degli esempi di procure che abbiamo fatto, sono molto semplici. Nel caso della delega della procura che io avevo conferito alla mia collega, il rapporto che disciplina la mia relazione con la collega è un semplice rapporto di colleganza, quindi è una cortesia quella che mi ha fatto. Diversa invece è la situazione del nostro dirigente Tizio, che in qualità di dirigente aveva con la procura, ma perché? Non perché è un amico del CDA, non perché avesse un contratto di mandato, nel nostro caso perché aveva un vero e proprio contratto di lavoro dipendente con inquadramento di dirigente e tra le sue mansioni appunto c'era lo svolgimento e il compimento di una serie di compiti che di fatto per essere concretamente portati avanti abbisognavano di una procura che gli conferisse determinati poteri che sono quelli che abbiamo visto. Ecco, io ho concluso questa disamina in pratica, spero di essere stata abbastanza chiara e spero anche di avervi dato un po' l'ispirazione per fare uno studio un po' più pratico, uno studio che vada a vedere appunto la concretezza delle cose. Se siete interessati a approfondire questo metodo di studio, a fare la differenza nella vostra formazione universitaria, non limitarvi a imparare a memoria le cose con il rischio che poi se ne vadano via troppo in fretta, io vi consiglio di visitare il mio sito studiarediritto.it e a scaricare il mio ebook Studiare diritto è impossibile se non sai come farlo. Lo trovate sempre sul sito www.studiarediritto.it. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!